Grazie Presidente. Allora, io vorrei iniziare da delle battute, insomma da delle frasi che ho sentito chiaramente dai consiglieri di opposizioni, soprattutto con riguardo chiaramente ai lavori pubblici, visto che appunto ricopro il ruolo di Presidente della Commissione Lavori Pubblici. Dalle facili battute, chiaramente per quanto riguarda la manutenzione stradale, e anche dal fatto che ho sentito dire che manca in generale una programmazione che chiaramente riguarda anche, io credo che sicuramente si sono rivolti questi consiglieri a tutti i dipartimenti e comunque penso anche al Dipartimento Lavori Pubblici. Allora, così mi sono un po' divertita e ho ripercorso un po' la storia, no? Perché, insomma, voglio dire, dobbiamo anche ricordarci da dove siamo partiti, anche e soprattutto riferendoci, mi voglio riferire in particolare a una frase che ho sentito sempre da consiglieri dell'opposizione. Quando dicono che noi lasceremo Roma peggio di come l'abbiamo trovata. Allora, parto dal 21 gennaio 2013. La Repubblica, riguardo a tutto l'anno 2012, scrive impressionante aumento delle buche a Roma. Dopodiché faccio un salto, così tanto per guardarmi nel passato, e il 25 settembre 2013 un giornale online conosciuto, Roma Today, scrive: buche, voragini e manto stradale dissestato, con riguardo chiaramente sempre alla capitale. Il Tempo, il 27/10/2013, scrive: la capitale di eterno ha solo il disastrato manto stradale. Passiamo al 2014, è il 7 febbraio 2014, quando il Messaggero scrive, e questo è molto Messaggero, sento dei cori, però quanto è apprezzato da molte persone che ora fanno il coro, c'è scritto: emergenza buche a Roma. Viaggio shock nelle strade della capitale. Roma, ovvero le buche con la città intorno. Battuta sempre del Messaggero. La Repubblica il 4 febbraio 2014 fa un proclama per quanto riguarda il sindaco Marino, perché il sindaco Marino dice: maltempo, per le buche serviranno sponsor. Passiamo quindi al 6 marzo 2014. È proprio la RAI che si occupa con un programma, grazie alla professoressa Zotta, si occupa con un programma televisivo di Roma chiamandola Caput Buche. Allora, poi 8 febbraio 2015, addio strade Groviera, al via piano buche. Accidenti, dico, allora qualcuno ci aveva pensato prima di noi, ebbene invece no, perché poi collegato a questo articolo dell'ANSA, nel 2017 sempre l'ANSA produce un'indagine svolta da un'associazione di consumatori che scopre che il famoso piano buche del sindaco Marino aveva ricoperto poco meno del 10% delle strade previste nel piano stesso e che quindi non era stato portato a termine. Chiaramente queste sono tutte notizie che voi ritrovate su internet. Poi, 8 aprile 2015, sempre l'ANSA, buche di Roma, il giubileo salverà Roma. Ebbene, un po' di tempo dopo, capiamo bene cosa invece è successo mentre ci sono tutti questi proclami a Roma Capitale. L'8, no, il 16
dicembre 2015, proprio la stampa è la prima, diciamo, a battere con degli articoli pesanti, perché ci sono, hanno scoperto i PM delle tangenti su 33 appalti. Questa è stata una grossa indagine che a noi ha portato addirittura arresti, poi scarcerati, a diversi indagati. E sono proprio le persone che parlano durante l'inquisitoria, dove anche le imprese che erano connesse con questa grande indagine, dove si dice si risparmiava su tutto, sullo spessore dell'asfalto, sulla fressatura, sulla bonifica della parte sottostante. Questo ci fa capire come noi abbiamo trovato le strade di Roma, perché stiamo parlando di dicembre 2015, stiamo parlando di tutti gli appalti che partono lontano, insomma, mi sembra dal 2012, proprio al 2015 è stata svolta l'indagine. Appalti che spesse volte venivano dati in affidamento diretto con l'escamotage della somma urgenza, quella per cui noi siamo tanto criticati di non usare, che invece assolutamente non è così, noi non la usiamo quando chiaramente non ci sono i requisiti previsti dalla norma. Invece, come abbiamo visto, è stata abusata dalle scorse amministrazioni tutte. Nessuna esclusa, proprio per andare in affidamento diretto. Ma non solo, abbiamo visto che sono stati, che gli appalti erano truccati, 33 appalti, che sono tantissimi, ora che noi viviamo in questa realtà e conosciamo com'è la macchina amministrativa di Roma Capitale, 33 appalti sono praticamente quasi tutti. Ecco come quindi abbiamo trovato noi le strade di Roma ferite, con chiaramente asfalti non fatti bene, con assolutamente fresature non importanti, e quindi sicuramente se la fresatura non è fatta bene, almeno di 5-10 centimetri la strada si sfonda. In parecchie strade noi abbiamo trovato subito sotto il tappetino di usura, che sarebbe appunto l'asfalto finale, la terra e non, come previsto, il binder, che è un tappetino fatto di un massetto di brecciolino che appunto mantiene meglio lo stato dell'asfalto di copertura. Quindi diciamo che la battuta che noi lasceremmo Roma di peggio come l'abbiamo trovata, io direi che la rimando al mittente, perché peggio di come veramente l'abbiamo trovata noi credo sia proprio impossibile. Inoltre voglio far presente a chi dice che noi non progettiamo, che non programmiamo, che di farsi invece un giro proprio al Dipartimento SIMU. Perché programmare vuol dire mettere in campo la progettazione, chiaramente nei lavori pubblici la progettazione è tutto, e io devo dire che in questo il Dipartimento SIMU Lavori Pubblici ha fatto un salto di qualità, perché abbiamo molto spinto noi sulla progettazione. Significa che tu metti in campo le professionalità interne ed esterne al Dipartimento SIMU, proprio per avere un programma di opere che man mano vengono realizzate, e questo a casa mia si chiama programmare. Io invito, chiaramente sono tantissime, vi posso solo dire tutte le strade di manutenzione, tutte le strade che verranno rifatte in manutenzione straordinaria, che avranno bisogno di una per ciascuna, avrà bisogno di una progettazione particolare, ma proprio questa progettazione è stata fatta nel corso del 2018, tant'è vero che ora sono andati in gara i lavori di manutenzione stradale. E badate bene che quando parlo di manutenzione straordinaria, significa proprio quella manutenzione che non è stata fatta negli anni addietro, e vuol dire
quella manutenzione che va a scavare fino anche a 20-25 centimetri, quindi compreso il fondo della strada, di modo tale che noi lasceremo delle strade invece fatte bene. E ripeto, è quello che non è stato fatto negli anni. Accanto alla manutenzione straordinaria per cui si è progettato, io devo, sempre riguardando le strade di Roma Capitale, devo ricordare anche la manutenzione ordinaria. Ebbene, quando io sono arrivata nel 2016, quando noi tutti siamo arrivati qui nel 2016, rimasi colpita dal fatto che Roma Capitale non usasse l'accordo quadro. Ebbene, l'accordo quadro è un istituto del codice degli appalti, previsto dal codice degli appalti, che prevede di avere un borsellino di determinati fondi economici per un tot tempo, di modo tale che all'occorrenza l'amministrazione possa usufruire proprio di quel borsellino, durante quella durata dell'appalto, con chiaramente le imprese che si sono aggiudicati l'appalto in accordo quadro. Ricordo pure ai presenti che l'accordo quadro non è una novità degli ultimi anni, ma è già stato previsto dal 2006, era previsto nel codice degli appalti, il decreto legislativo 163/2006, e fu veramente un istituto importante, perché appunto permetteva di programmare alla pubblica amministrazione. Ebbene, l'accordo quadro oggi al Dipartimento SIMU è utilizzato per la manutenzione ordinaria delle strade. Abbiamo un accordo quadro dura 3 anni, con importanti fondi da 18 milioni l'anno. La manutenzione ordinaria, ricordo, è divisa in lotti, ogni lotto riguarda 2 o più municipi, e in più c'è il lotto proprio dedicato al quartiere EUR. Questo è importante, perché questo significa che il Dipartimento SIMU con l'accordo quadro deve programmare. Ebbene, passo dalle strade alle strade ciclabili, come si chiamano meglio, le piste ciclabili. Le piste ciclabili noi le abbiamo trovate disastrate, c'era stato un buco manutentivo di 2-3 anni, di diversi anni prima di noi. Oggi scopro che le opposizioni a loro volta hanno scoperto le piste ciclabili. Addirittura ho sentito poco fa dall'intervento che mi ha preceduto una richiesta. Addirittura si è fatta la domanda se c'è il contatore di ciclisti per quanto riguarda le piste ciclabili. Ebbene, sono rimasta favorevolmente colpita, perché dico, dopo anni che si sono costruite, un altro consigliere di opposizione si è vantato che lui ha fatto costruire diverse piste ciclabili per Roma, 100 metri qua, 200 là, 500 da un'altra parte, e questo chiaramente non riguarda la mobilità su bicicletta, perché costruendo piste ciclabili sparse disordinatamente in città di certo non aiuta il ciclista che si vuole muovere in bicicletta. Ebbene, rispondo io alla consigliera che prima ha detto come mai non c'è un contatore sulle piste ciclabili, nessuno l'ha saputo rispondere, le rispondo io: ci stiamo pensando noi, perché proprio grazie all'incontro della Commissione Lavori Pubblici, Commissione Mobilità e all'atere anche Commissione Ambiente, si sta proprio portando avanti un grosso lavoro sulle piste ciclabili, importantissimo, dal quale scaturirà un accordo quadro, è ancora tutto in via di costruzione, e proprio per quanto riguarda la messa in sicurezza delle piste ciclabili abbiamo proprio pensato al contatore dei passaggi dei ciclisti, perché questo è importante anche per vedere
quanto è utilizzata una pista e a seconda appunto della quantità di passaggi di ciclisti che passano su quella pista verranno fatti chiaramente le manutenzioni. Chiaramente è un discorso di Dipartimento Mobilità, ricordo che la realizzazione delle piste ciclabili riguarda la mobilità e ricordo che sono state fatte dal Dipartimento Mobilità molte piste ciclabili Nomentana, Prenestina, Tuscolana e quindi queste si andranno ad aggiungere proprio come piste di collegamento tra quelle spezzettate lasciateci dalle precedenti amministrazioni. Inoltre, brevemente, Presidente, me lo deve far ricordare perché veramente io sento raccontare dalle opposizioni uno scenario terrificante che chiaramente loro danno in pasto alla stampa, danno in pasto ai cittadini e invece io voglio dire che Roma Capitale con il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda i lavori pubblici ha fatto tante cose. Non se ne parla perché interessa poco. Portare l'acqua in diverse zone della città, abbiamo visto sono stati approvati i progetti per quanto riguarda la rete idrica di Castel di Guido, di Ardeatina e Torretta, solo le ultime per ricordare. Quelle insomma da ultime approvate in giunta capitolina. Ricordo pure che in questi anni il Dipartimento Simu con un grosso lavoro insieme ad Aceato 2 ad Arzial sta portando acqua ad uso umano, cioè pensate, sta portando acqua per uso umano in zone, e noi siamo nel 2019, in zone tra il 14° e il 15° municipio che non avevano acqua, cioè famiglie, intere zone, interi quartieri che non avevano acqua per uso umano. Io rabbrividisco solo a dirlo. Gli altri, nelle altre amministrazioni cosa hanno fatto su questo? Io non lo so, però so che noi abbiamo portato l'acqua a queste persone. Un'altra cosa che voglio ricordare, dissesto idrogeologico, lo ricordo sempre perché a me questa cosa mi sconvolge sempre a raccontarla. Le cavità, Roma è piena di cavità, sia naturali che fatte, realizzate dall'uomo, per diversi motivi e negli anni partiamo già dal 1920, gran parte di Roma è costruita sulle cavità. Ebbene, com'è possibile che dopo 60 anni questa amministrazione ha pensato di mettere su un appalto per il riempimento di cavità sottostante le strade per portare finalmente dopo 60 anni la rete fognaria ad un intero quartiere e mi riferisco noi la chiamiamo Via Formia, ai villini Santa Maria al quinto municipio. Com'è possibile? Ci arrivo, non si preoccupi, eccola, che questa amministrazione, vedete, lo sapete a memoria, ha portato l'appalto di riempimento cavità a Villa De Santis, sempre quinto municipio, perché come capirete il quinto, come il quarto, il sesto, il settimo municipio sono, ai noi, purtroppo oggetto di cavità e quindi sprofondamento del terreno. Visto che lo sapete a memoria e mi suggeriscono dai banchi delle opposizioni, ma perché non l'avete fatto voi? Ma perché non avete avuto voi questo scatto, come ci chiedete a noi, questo scatto di orgoglio? Ma perché non l'avete fatto voi? Siamo dovuti arrivare a noi a fare il riempimento delle cavità Ville De Santis, che è un parco bellissimo, che potrebbe essere patrimonio di tutti i cittadini. Patrimonio di tutti i cittadini, chiuso addirittura con sfondamento di un parcheggio vicino a un impianto pubblico. Siamo stati noi a far fare la relazione tecnica sotto la piscina dell'impianto sportivo che c'è lì.
Cioè non avete fatto nulla, vi riempite la bocca con l'immondizia che c'era anche nel 2014 e c'ho le prove e ve le porto. Non avete fatto nulla e ci venite a dire a noi che non facciamo noi niente. Ma veramente, guardate signori, io prima di parlare mi farei un esame di coscienza anche a chi viene dopo di me, perché veramente ci vuole del coraggio. Concludo, Presidente, devo fare una battuta sul fotovoltaico, lo so che mi sta guardando con gli occhioni brutti. Fotovoltaico, abbiamo trovato 100 impianti dismessi, abbandonati, martorizzati. Oh, ma pure questo, ma perché ci avete pensato voi a tirarli su sti impianti di fotovoltaico? Siamo dovuti arrivare noi, li abbiamo messi a posto con un appalto ad hoc, sono funzionanti 98 impianti su 102, chiaramente si sta definendo questo iter. A breve voi vedrete un display acceso, certo, sento ridacchiare perché tanto non potete fare altro quando vi si dice in faccia la verità, non potete che ridacchiare perché è questo che vi rimane. Abbiamo messo un display ed è stato il Dipartimento Simo a volerlo mettere, come perché sono orgogliosi oggi di poter dire alla città quanta elettricità, quanta energia questi pannelli solari stanno sviluppando ogni giorno. E abbiamo previsto anche dei fondi per chiaramente aumentare la dotazione di pannelli solari, di fotovoltaico. Quindi, e chiudo, è facile parlare di monnezza, è facile parlare di buche a Roma e vi ho dimostrato che non è così, ma parliamo invece di quello che è stato fatto. È chiaro che è scomodo, è chiaro che io invito i miei colleghi a raccontarlo, perché se no a questa città, alla gente che ci segue, arriverà sempre un messaggio distorto, appositamente dalle opposizioni, che non vogliono riconoscere che invece il Movimento 5 Stelle sta facendo e continuerà a fare tantissime cose. Grazie.